Non ci sono particolari novità per quanto riguarda ora per la 2 nella categoria Rocky, tutti pronti con Nicolò Comano e Leonardo Pizzotto, veramente chiamati ad una grande sfida in questa seconda avventura di giornata per la categoria Rocky. Comano numero 27, Pizzotto numero 81, subito appaiati i due. Comano Pizzotto, Gondolini in golfo, questo l'ordine d'arrivo per i primi quattro posti in occasione di gara 1. Nicolò Comano davanti a tutti con Mattia in gol in seconda posizione, Prandelli, Gondolini, Sava, Parolin, Vettori, Caraccio, Gerone, Cenedese, Riccelli e Tabacchi con problemi al card per quanto riguarda Leonardo Pizzotto, che ha perso inevitabilmente terreno dalla vetta. Colpo di scena con Leonardo Pizzotto che abbandona la contesa dopo un solo giro e dunque spalanca le porte alla cavalcata trionfale di Nicolò Comano, che deve fare però attenzione ora, sette giri ancora da affrontare durante i quali non potrà sbagliare, perché dietro in corso Prandelli e Gondolini sono pronti a rendergli difficile la vita. Scena dunque, Leonardo Pizzotto saluta la compagine della categoria Rocky dopo un solo giro e Nicolò Comano, dopo aver vinto gara 1, può provare con una buona margine a vincere anche gara 2. Era 3 secondi e 4 di vantaggio sul secondo al precedente passaggio, Mattia in golfo, terzo posto per Giacomo Gondolini. Vedremo se avrà incrementato la sua posizione, lo suo divario nei confronti degli inseguitori. Nicolò Comano 1:00:246 il miglior tempo, Mattia in golfo a 4 secondi 8, Giacomo Gondolini a 8 secondi e 1, Luca Prandelli a 8 secondi 642, davvero senza storia, almeno fino a questo momento, questa finale, questa gara 2 della categoria Rocky, in virtù anche del fatto che Leonardo Pizzotto, colui che solitamente è il più deciso rivale di Nicolò Comano, si è trovato costretto a perdere terreno, un Leonardo Pizzotto che nonostante tutto si è fatto coraggio e ha cercato di non mollare, sfruttando al meglio questa giornata di gara qui a Precenicco, ed è nuovamente in pista con il numero 81 ad insidiare Sara Tabacchi. È chiaro che ha accumulato un pesante ritardo di oltre un giro, quindi difficilmente la sua prova avrà un esito positivo, ma quantomeno con questa possibilità riuscirà a mettere un po' di esperienza in questa giornata di gare. Nicolò Comano continua a lottare
per tenere la prima posizione a 6 secondi e 3 da difendere di vantaggio sul primo degli inseguitori. Alle sue spalle Mattia Ingolfo, Giacomo Gondolini, Luca Prandelli, Nicola Sava, Simone Parolin, Pierpaolo Vettori, Riccardo Caraccio, Mattia Geron, Alessandro Cenedese, Andrea Riccelli, Sara Tabacchi e Leonardo Bizzotto, appunto. Un Leonardo Bizzotto che comunque può sfruttare questa parte di gara per effettuare un po' di allenamento nei sorpassi, in tutte quelle dinamiche di gara che possono comunque essere interessanti nel corso di una Champion Card lunga e lunghissima, che è tutt'altro che scontata. Nicola Kumann inizia il sesto giro con 7 secondi e 3 di vantaggio su Mattia Ingolfo e 11.4 su Giacomo Gondolini, poi a seguire Prandelli, Sava, Parolin, Vettori, Caraccio, Gerone, Cerenese, Riccelli e Tabacchi. Dopo la Rocchi sarà tutto pronto per la categoria Mini Academy, poi l'Academy e categoria Super Academy. Nicola Kumann gara sempre in toppi la sua con Mattia Ingolfo, e prova in qualche modo a contenere il distacco. Terza posizione per Giacomo Gondolini. Nicola Kumann, una continua ricerca del giro migliore, 1.00371, per il momento è lui ad avere messo a segno il miglior tempo, ma occhio a Leonardo Bizzotto che in ultima posizione era ormai fuori dai giochi, dovrà quantomeno a conquistare il miglior giro. Intanto Nicola Kumann, ultimo giro per lui, alle sue spalle Mattia Ingolfo, ecco il giro veloce di Kumann, 1.00148, alle sue spalle Mattia Ingolfo, che passa in questo momento per l'ultimo giro. Ora arriva anche Giacomo Gondolini con il numero 23, seguito da Luca Prandelli con il numero 58, posizioni che si sono praticamente delineate. Va anche Leonardo Bizzotto a tagliare il traguardo in tredicesima posizione, 1.01229. Leonardo Bizzotto, come ricordiamo, è uscito per un giro, tempo di riassestare le proprie carte per poi ritornare in pista. Ultime curve per Nicolò Kumann, prima di poter esultare anche stavolta. Per la vittoria importante in questa gara 2, dopo aver vinto anche gara 1, Kumann, doppia gioia per lui, per un attimo toglie le mani dal volante, poi ci ripensa, una la rimette per evitare qualsiasi problema, fatto bene, decisamente. Secondo posto per Mattia Ingolfo con Giacomo Gondolini sul gradino più basso del podio, terzo posto meritato anche per lui. Gara 2 Rocchi, allora cominciamo con Mattia Ingolfo. Mattia, dopo tanta fatica è arrivata la prima vittoria di quest'anno, dimmi come hai festeggiato. Cioè, quando hai saputo insomma che Nicolò era stato squalificato dalla giuria. Mia mamma e mio papà ho festeggiato. Cosa ti hanno detto quando hanno saputo che sono stato molto bravo. E come premio cosa ti hanno promesso? Niente. Niente, chiedi tu allora a loro il premio che... L'ho già chiesto ma non lo vogliono. Ah, insomma, allora vediamo se con questa vittoria qua. Dai, adesso che è arrivata la vittoria, ci hai preso gusto, oggi com'è andata? Sei divertito su questa pista qui a Precenicco? Sì. Bene, e adesso insomma l'augurio è che possa procedere così anche tutto il resto della stagione. Insomma, hai visto che Nicolò e Leonardo si possono battere in qualche modo, no? Sì.
Ok, bene. Passiamo a Giacomo Gondolini, secondo classificato. Sempre contento di fare l'intervista, però sei diventato più bravo anche a parlare, quindi bene. Allora, dimmi un po' anche per te, era terzo la posizione in classifica al traguardo, poi però è arrivato questo secondo posto. Tu come hai accolto la notizia di questo secondo posto, di questo argento? Che cosa hai fatto quando l'hai saputo? Ero molto felice, soprattutto perché venerdì e sabato mi sono capitati molti inconvenienti e poi anche perché posso essere primo in campionato. Esatto, questo è un secondo posto che ti può dare sicuramente tanti punti per la classifica generale. Ok, grazie mille. Invece adesso andiamo da Luca Prandelli, che se non sbaglio quest'anno è per te il primo podio. Sì. E allora, hai fatto tanta fatica anche per te oggi, questo primo podio qui a Precenico è una pista che conoscevi oppure è la prima sì, volta? Sì, la conoscevo già. E questo terzo posto te l'aspettavi? Cioè... No, non me l'aspettavo, perché non mi aspettavo la squalifica di Kuman, di Nicolò. Ecco, invece, insomma, sei riuscito a portare a casa questo terzo posto. Adesso che ci hai preso gusto per la prossima tappa di Champion Kart, quale obiettivo vorresti riuscire a portarti, insomma, a casa? Terzo. Il terzo, non di più. Vediamo un passo alla volta. Ok, sì. Va bene.